Bene, buonasera a tutti. L'argomento della chiacchierata di questa sera è il liscio, inteso come ballo liscio, in Emilia-Romagna e come si dice, il particolare modo di ballarlo che si è creato nel tempo a Bologna, noto con il nome di Filuzzi. Bene, comincio da una citazione di Wikipedia, che vado a prendere, un punto di partenza un po' particolare, ma diventa subito chiaro perché. Su Wikipedia c'è scritto che il liscio è un ballo di coppia, nato in Romagna tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, che col passare degli anni si è diffuso in tutta Italia, con prevalenza per l'Italia del Nord, soprattutto grazie a Secondo Casadei, detto anche lo Strauss di Romagna, eccetera, eccetera. Bene, questa affermazione rende merito naturalmente alla Romagna che ha avuto il grande merito appunto di diffondere il liscio in tutto il mondo nel secondo dopoguerra. Ma non è vero che è stato inventato in Romagna alla fine del XIX secolo. Come vedremo tra un attimo, le radici di liscio sono ben più remote. Giusto per capire, il ballo è un circolo il di cui centro è il demonio. In questa maniera si esprimeva il bando generale del cardinale legato Serbelloni, Fabrizio Serbelloni, pubblicato nel 1756, XVIII secolo, il secolo dell'illuminismo. Ecco, il ballo, la premessa nel capitolo dei balli e dei giochi proibiti, che quindi già associare il ballo ai giochi proibiti la dice lunga, nella premessa si dice: questo è il ballo, come viene considerato da importanti teologi, è un circolo dove al centro di questo circolo c'è il demonio, quindi come tale attività pericolosa, peccaminosa e quant'altro. Ma naturalmente il ballo diventa lecito in quale maniera? Se innanzitutto permesso dall'autorità. L'autorità è in questo caso quello appunto del cardinale legato, perché Bologna è città pontificia dalla caduta di Bentivoglio fino a Napoleone Bonaparte. Quindi permesso dell'autorità pontificia che si poteva ottenere dietro licenza, che vuol dire anche compenso oneroso. E questo non bastava, ci volevano anche gli ambienti adatti, per cui insomma, per dirlo in poche parole, il ballo era permesso, ma solo per i signori, per chi stava bene. Tra le altre cose, dico questo perché il cardinale Serbelloni, Fabrizio Serbelloni, con quel bando del 1756 in realtà non ha inventato nulla. Ripropose quello che era stato scritto quasi 150 anni prima, nel 1610, da un altro cardinale legato, che era Benedetto Giustiniani, il quale ha dato le stesse raccomandazioni di Serbelloni, con una differenza. Nel 1610 la pena per i trasgressori era molto grave, tre tratti di corda. Suonare senza l'autorizzazione, ballare senza l'autorizzazione voleva dire per i trasgressori, ballerini, suonatori, ma anche il barone di casa, tre tratti di corda, più la confisca degli strumenti, dei suonatori, da notare che già nei balli del 1600 gli orchestrali venivano chiamati suonatori, che indica chi suona la musica da ballo. Anche oggi chi suona in una balera, in Emilia-Romagna, diciamo, è un suonatore. Bene. Le stesse cose valgono nel 1756 con il cardinale legato Fabrizio Serbelloni, quindi confisca degli strumenti, eccetera, eccetera, al posto dei tre tratti di corda, che è una pena severa ma certa, ci sono pene corporali gravi e gravissime a discrezione dell'autorità. Quindi molto meglio per certi aspetti una pena grave ma certa piuttosto che una pena
gravissima, oltretutto teoricamente senza limiti. Bene, questo era l'ambiente per quel che riguarda il ballo che fu, diciamo così, fu ci si accorse, insomma, fu visto dai francesi quando l'armata d'Italia, allora generale dell'armata d'Italia, Napoleone Bonaparte, entrò in Bologna nel giugno del 1796. Evidentemente dopo il dominio pontificio durato secoli in una società che diciamo le tasse venivano pagate dai poveri, i ricchi non pagavano le tasse, gli ecclesiastici non pagavano le tasse, le associazioni religiose non pagavano le tasse, e questo era sicuramente una situazione in cui che contribuì a fare in maniera tale che i francesi effettivamente furono accolti per buona parte della popolazione, naturalmente non per tutti, come liberatori, diciamo così. Se poi aggiungiamo il fatto che quando entrarono era la domenica degli adobbi di San Matteo degli Acherisi, per cui tutta la gente era in piazza a festeggiare, i francesi stessi ebbero l'idea che i bolognesi fossero in festa per loro. Non era così, almeno per buona parte della popolazione non era così, solo una coincidenza. Bene, la cosa è rilevante che assieme ai francesi arrivarono dal punto di vista musicale, beh, le bande musicali, le bande, l'armata, i 7.000 soldati dell'Armata d'Italia che entrarono alla Porta San Felice erano preceduti dalla banda musicale e marciavano a tamburo battente, come rilevò Giuseppe Guidicini, che era testimone di questo ingresso. Bande musicali di suonatori colti, cioè arrivò la cultura musicale. Non dimentichiamo che il liceo musicale, che poi diventò il Conservatorio Gioachino Rossini, il Conservatorio di Bologna, nacque, uno tra i suoi primi studenti fu appunto Gioachino Rossini, nacque sotto il dominio francese. Assieme ai francesi arrivò anche il valzer. Gli ufficiali francesi erano abituati al ballo assieme agli ufficiali, le bande musicali suonavano musica da ballo e il valzer arrivò con i francesi, non con gli austriaci come si è portati a pensare. Il valzer viennese ha avuto un'evoluzione per cui è diventato quello che è. Ma il valzer in Italia è arrivato con i francesi. Come peraltro c'è stato un bellissimo video di Alessia Branchi, pubblicato su questo portale, dove si parla delle origini del valzer. Vale assolutamente la pena di vederlo. Bene, basta questo per dire che è arrivato il liscio? No, questo è solo un elemento. Diciamo, la storia si fa sui documenti, non sulle chiacchiere. E fortuna vuole che sono incappati in un documento che è un libro del 1828 di un tal Ricchini, che è un archeologo piemontese, che scrivendo a proposito di un libro che non parla di ballo. Parla di automi che si muove in una certa maniera e utilizza diciamo come paragone, fa riferimento a certi tipi di balli come il valzer e la polonaise, che lui dice sono forme di ballo liscio. Ballo liscio è in stampa nel 1828. Dove in Piemonte, che ricordiamo, fece parte prima della Repubblica Francese, poi dell'Impero Francese, in seguito alla campagna d'Italia, fu la
fu addirittura a Bologna. Bologna fece parte della Repubblica Cispadana prima e Cisalpina dopo, repubbliche indipendenti, anche se protette in qualche maniera dalla Francia. Il Piemonte invece era Francia. Intendo dire che in Piemonte la cultura francese è arrivata prima e in maniera più pesante che in Emilia. E lì questo archeologo che scrivendo, parlando di ballo liscio, dava per scontato che chi lo leggeva capiva di che cosa si trattava. Vuol dire che il termine ballo liscio era un termine assolutamente noto e compreso da tutti. Quindi le parole ballo liscio nascono nei primi anni dell'Ottocento. Quindi, diciamo un secolo prima di quello che normalmente si crede. Questo per quel che riguarda la genesi di ballo liscio. Poi naturalmente sappiamo quello che è successo, naturalmente la fine del Regno d'Italia, che era diciamo il follow-up della Repubblica Cisalpina, la caduta di Napoleone, la restaurazione dello status quo del precedente, ma quel vento di libertà che era stato portato dalla Rivoluzione francese aveva comunque lasciato un segno indelebile e per quel che riguarda il ballo che era diventato popolare all'epoca di Napoleone Bonaparte, venivano incentivate le feste da ballo come manifestazione popolare, si arrivava a ballare anche in Piazza Maggiore attorno all'Albero della Libertà. Il diario bolognese di Giuseppe Guidicini cita diversi casi di questo tipo, uno addirittura con due orchestre che suonavano musica da ballo in Piazza Maggiore e il popolo che ballava e cantava attorno all'albero della libertà, simbolo della rivoluzione francese. Ecco, la restaurazione quindi non riportò Bologna esattamente come era prima, poi in ogni caso i decenni che seguirono la restaurazione sono complessi e anche abbastanza scuri per quel che riguarda la vita di Bologna. Arrivò la liberazione, l'unità d'Italia, che per Bologna si concretizza in realtà non con l'unità d'Italia del 1861, ma si concretizza 2 anni prima con l'occupazione dei piemontesi. Arrivano i piemontesi nel 1859, Piazza Maggiore diventa Piazza Vittorio Emanuele e i bolognesi passano da un regime che era quello pontificio però gestito dagli austriaci, a un regime che deve ancora consolidarsi, che ai primi tempi non sono stati facilissimi per i bolognesi. Bene, poi arrivò l'unità d'Italia, arrivò il problema di fatta l'Italia, di fare gli italiani, questa è una frase famosa, trita e ritrita, che però ha avuto i suoi risvolti importanti. Teniamo conto, per esempio, che la stragrande maggioranza delle vie di Bologna che ricordano personaggi del Risorgimento dell'Italia, Garibaldi, Mazzini, lo stesso Ugo Bassi, Cavour e così via, sono tutti nati negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia. Anzi, addirittura fu la giunta di Bologna dell'epoca iniziò un'operazione durata ben 5 anni, dal 1873 al 1878, per rivedere la denominazione delle vie cittadine tenendo ben presente questo aspetto. Quindi c'era, è vero, anche la necessità di riformare i numeri civici, perché allora prima di allora c'era una numerazione per quartiere, per cui lo stesso numero ripetuto su 4 quartieri diversi non era legato alla via. Questo era un aspetto importante, ma era anche importante l'aspetto politico di creare delle denominazioni delle vie cittadine che ricordassero l'unità d'Italia. Per quel che riguarda il ballo, naturalmente non è che ci bisognava creare dei balli che ricordassero l'unità d'Italia, questo no, però sicuramente la danza, il ballo è divertimento e serve per risollevare lo spirito della popolazione.
una popolazione intristita da anni di oppressione austriaca, con un'Italia che faceva fatica a farsi capire nei primi tempi, incentivare i divertimenti, nel caso specifico le feste da ballo, fu un'azione importante. Venne incaricata, se non esattamente creata appositamente, la società del dottor Balanzone di gestire i carnevali dal 1868 in poi. Il carnevale aveva come tra i suoi elementi rilevanti il grande ballo popolare. Grande ballo popolare che veniva tenuto normalmente il sabato grasso, quindi il sabato prima dell'ultimo giorno di carnevale, e veniva tenuto in quella che all'epoca era Piazza della Pace, altrimenti detta del Pavaglione. Piazza della Pace, altrimenti detta del Pavaglione, si intende la Piazza Galvani. Dietro all'abside di San Petronio veniva allestito un palco in legno. Perché in legno? Perché sul legno si scivola. La tradizione dei palchi da ballo in legno per facilitare il scivolamento, perché balli come il valzer, che è il primo vero ballo di tipologia ballo liscia, necessitano di un selciato che non può essere sanpietrini o mattoni o cose del genere. Ci vuole qualcosa su cui si possa scivolare. Il legno si presta estremamente bene ad essere anche montato e smontato in fretta, e sul legno si scivola in maniera molto, molto buona. Quindi, palco, immaginate, grande come l'intera piazza, con accessi controllati. E questa piazza, durante il grande ballo popolare che si svolgeva normalmente in febbraio, perché quello è il periodo in cui cade il sabato grasso, questa piazza si riempiva all'inverosimile di gente che ballava, ed era gente del popolo sostanzialmente. Questo è testimonianza del fatto che il ballo popolare era veramente tale, cioè ballato da, non dai marchesi, ristabiliti, conti ristabiliti, eccetera, eccetera, ma ballati dal popolo. Certo, un popolo non fatto di mendicanti, però popolo, borghesi, commercianti, eccetera, eccetera, anche campagnoli che venivano da fuori, ballavano nella Piazza della Pace, Piazza del Pavaglione. Ecco, cosa si ballava? Il valzer sicuramente, quello l'hanno portato i francesi. Il valzer poi col tempo aveva acquistato velocità, il valzer dei francesi era un po' più compassato rispetto al valzer che conosciamo noi, e soprattutto in Austria con Johann Strauss Junior c'è stata un'accelerazione del valzer che poi è arrivata anche in Italia. È interessante a questo punto capire chi era Johann Strauss Junior, perché magari questo aspetto sfugge a tanti. Johann Strauss Junior innanzitutto era figlio di Johann Strauss padre, avevano lo stesso nome, che era il musicista di corte, della corte degli Asburgo. Johann Strauss padre, per intenderci, è l'autore della marcia di Radetzky. E Radetzky sappiamo chi è, maresciallo austriaco, quello che, contro cui per le varie guerre di indipendenza italiana hanno combattuto. Il figlio, Johann Strauss Junior, è sempre stato viceversa rivoluzionario. Rivoluzionario nel vero senso della parola, nel senso litigato col padre fino a che il padre è stato al mondo. Scritto oltre ai più bei valzer che si conoscono, il Bel Danubio Blu, Leggende del Bosco Viennese, il Sangue Viennese, eccetera, eccetera, ha scritto anche i Canti della Libertà, i Freiheitlieder, la Marcia degli Studenti, Studentenmarsch, che erano musiche rivoluzionarie. Pochi sanno che Johann Strauss Junior fu addirittura incarcerato per aver osato suonare in un caffè di Vienna. Per aver diretto, non suonato, per aver diretto in un caffè di Vienna niente poco di meno che la Marsigliese, che era la musica dei rivoluzionari della Rivoluzione francese. Quindi immaginiamoci, in Austria è
stato incarcerato per questo. Anastasio Junior fece anche una tournée importante in Italia. Insomma, in Italia la sua musica era conosciuta. La musica che si ballava nel grande ballo popolare dei carnevali di Bologna era musica che risentiva dell'accelerazione di Strauss. Anche le stesse partiture musicali ricalcano della musica popolare bolognese, ricalca tutt'oggi quella che è la struttura musicale dei valzer di Strauss. Assieme ai valzer erano arrivati nel frattempo, a metà dell'Ottocento, mazurka e polka, a completare quello che il panorama del ballo liscio, perché oggi quando si parla di ballo liscio si intende essenzialmente valzer, mazurka e polka. Poi è vero, il ballo liscio oggi si dà un'estensione più ampia, a volte includendo nel ballo liscio tutto quello che è ballo da sala, però tradizionalmente il ballo liscio è questo, valzer, mazurka e polka, che a Bologna prende una colorazione, chiamiamolo così, particolare. Nasce a Bologna la Filuzzi, è un modo di ballare liscio che esiste solo a Bologna, i confini della Filuzzi è la provincia di Bologna. Al di fuori della provincia di Bologna la Filuzzi non è conosciuta e si balla a tutt'oggi in maniera differente. Due parole sulla parola Filuzzi. Non è che possiamo fare stasera tutta la storia della Filuzzi perché ci vorrebbe un po' troppo tempo ed esulerebbe un po' dagli aspetti puramente storici di questa chiacchierata. Però, sulla parola Filuzzi ne sono state dette e scritte veramente tante di tutti i colori. Una delle ipotesi più gettonate, comincio subito da questa, è che i ballerini nei tempi andati intendiamo tra le due guerre, ma anche nell'immediato dopoguerra, facevano fatica a ballare al di fuori del proprio quartiere, cioè diciamo c'erano le varie balere. Ciascuno frequentava la balera più vicina, però se ci si spostava nelle balere degli altri, diciamo così, bisognava stare attenti a non chiedere alle ragazze di ballare perché si potevano trovare ostacoli da parte dei ballerini locali. Quindi sarebbero nate delle figure di ballerini che ballavano tra di loro, ballo tra uomini, e vedremo tra un attimo che il ballo tra uomini è una caratteristica del ballo alla Filuzzi. Ballerini che ballavano tra di loro per non fare ballare le donne, poi facevano il loro ballo esibizione, a volte anche acrobatica, facevano vedere quanto erano bravi, in qualche maniera si mettevano dimostravano soprattutto alle ragazze quanto erano brave, senza però importunarle, facevano il loro ballettino, poi scappavano via, o come si diceva, filavano da una balera all'altra. Da cui questi ballerini che filavano da una balera all'altra sarebbe venuta la parola Filuzzi. Questa è un'ipotesi che è quella che si racconta con maggiore frequenza. Poi c'è qualcuno che ipotizzava che Filuzzi fosse il nome di un ballerino molto bravo, per cui ballare alla Filuzzi vuol dire ballare come quel ballerino molto bravo, piuttosto che fosse il nome di una sala da ballo, e qualcuno ha anche detto qual era questa sala da ballo, la sala da ballo Sirenella. Ma ahimè, un signore chiamato Filuzzi, basta controllare l'anagrafe di Bologna, non è mai esistito, non è un cognome che sia mai esistito a Bologna, quindi non è un cognome. Potrebbe essere un soprannome, questo non lo sapremo mai. Qualche altro studioso ha ipotizzato, visto la natura popolare del ballo alla Filuzzi, che ci sia relazione tra la Filuzzi e i filari del vino, perché filari dell'uva, perdon, perché poi dall'uva si ricava il vino. È una forzatura tremenda anche questa ipotesi. A me l'ipotesi che piace di più è quella che non ho fatto io, l'ipotesi di Placida Staro, Placida detta Dina Staro,
etnomusicologa famosa, che in un bel libro che si chiama, non mi ricordo più, comunque dove si parla dei suonatori di fisarmonica, del nostro Appennino, fa una ipotesi di legame tra Filuzzi e Filò. Cos'è Filò? Filò è un ambiente di aggregazione che funzionava tanti anni fa. Cerchiamo di immaginare qual era la vita nelle nostre campagne. Non andiamo in tanti secoli passati, inizio Novecento, ma anche nell'immediato dopoguerra, quando l'energia elettrica non c'era, oppure ce n'era poca, diciamo così, per cui si viveva a lume di candela. Immaginiamo le sere d'inverno nelle campagne, che è freddo, il riscaldamento e non c'era il gas metano, non c'era l'energia elettrica, non c'era internet, non c'era la televisione. Alle 5 era già buio, ma la gente doveva sopravvivere. Allora, in maniera spontanea, sono nati in tutte le zone della campagna bolognese dei luoghi di aggregazione che erano, per esempio, le stalle. Perché le stalle? Perché nelle stalle c'erano gli animali che facevano caldo, quindi erano ambienti caldi in maniera naturale. Non c'era bisogno di consumare legna per scaldare le stalle. E poi erano sufficientemente grandi per poter trovarsi. E avvenivano cose meravigliose in queste stalle, vale a dire i bambini ascoltavano le favole dei nonni, le ragazze e le signore, magari non più giovani, filavano lano, canapa, a seconda del tipo di economia che c'era. I ragazzi più giovani corteggiavano le ragazze che filavano, e tant'è vero che il termine filarino da qui viene. Ebbene, ecco, questi ambienti dove c'è la filatura della lana, della canapa, quello che è, hanno anche un altro nome, ed è filò. Per cui questi ambienti di aggregazione in talune zone dell'Emilia si chiamano filò. In tali altri si dice semplicemente veglia, per cui uno andava in questi luoghi e si dice andare a veglia. In certi altri si dice andare a trebbo. Il significato è lo stesso. Filò, trebbo e veglia vogliono dire questi luoghi di aggregazione delle campagne bolognesi che in epoche diverse dalla nostra, in cui l'aspetto sociale aveva una rilevanza completamente diversa da quella che conosciamo oggi. Quindi va abbastanza da sé che le cose che si facevano era anche quella di, se qualcuno sapeva suonare uno strumento, se un valzerino, una mazurchina, quello che è, un saltarello, perché no, una giga, quindi anche quelli che sono i cosiddetti bali staccati della nostra montagna, si suonava e si ballava. Quindi l'ipotesi di Dinastaro è di legare Filuzzi a Filò. Ipotesi affascinante. Mancava dal punto di vista proprio del linguistico, mancava quella Z che c'è in Filuzzi e che in Filò non c'è. Poi, visto che esistono ci sono dei dizionari della lingua modenese italiana, piacentini italiana, parmigiano italiana, eccetera, eccetera, scritti nei secoli, in particolare Ludovico Antonio Muratori, che nella seconda metà del Settecento spiega una parola, un termine in uso nel modenese che è andare a filoth, con la Z, che vuol dire andare a veglia. Quindi, e questa è stata per me una scoperta importante, la Z mancante che me l'ha fornita Ludovico Antonio Muratori.
quella Z che assai probabilmente ha fatto evolvere la parola filos in filuzzi, e che mi risulta che in talune zone dell'Emilia è tuttora usata, magari italianizzata in filosso, vado a filosso per dire vado a veglia. Tenuto presente che la veglia è un fenomeno quasi completamente scomparso. Bene, quindi abbiamo legato la Filuzzi in qualche maniera a una ipotesi che io credo abbastanza probabile di origine del suo nome. Abbiamo capito che liscio in senso lato è nato, è sostanzialmente di importazione francese. Non è nato in Romagna, merito della Romagna è di avere esportato in tutto il mondo il proprio liscio. Tutto il mondo conosce Casadei, tutto il mondo canta Romagna mia, e questo è il merito dei romagnoli, che è più che sufficiente. Il liscio, ahimè, non l'hanno inventato loro, ma lo hanno sfruttato nel migliore dei modi. Questo sicuramente, bisogna dargli atto. E poi ho lavorato 2 anni in Romagna, ho un ricordo bellissimo di quei tempi. Ecco, chiaramente il liscio ha avuto la sua evoluzione, anche strumentale. Teniamo presente che le fisarmoniche che oggi siamo abituati ad associare alla forma di liscio è comunque una, chiamiamolo conquista, è un'evoluzione della prima metà del Novecento, diciamo, negli anni 30. C'era la lotta tra plettri, che vuol dire mandolini, e fisarmoniche. Precedentemente in questa lotta erano coinvolte anche i violini, cioè le prime orchestre da ballo erano violini. Poi i violini e mandolini, tra le altre cose, non è un caso, la cordatura del mandolino e del violino è esattamente la stessa. Poi è nata la fisarmonica, dagli anni 30 in poi la fisarmonica ha conquistato completamente lo scenario. E in quest'ambito nasce il liscio contemporaneo, chiamiamolo così, che ha visto in Leonildo Marcheselli il massimo esponente. Leonildo Marcheselli, nato nel 1912, direi, quindi mi ricordo nel 2012 in Piazza Maggiore si è festeggiato qualcosa che era in pratica il centenario della sua nascita, ed è considerato il padre, o come si dice affettuosamente, il papà della Filuzzi. Ecco, diciamo, da un punto di vista storico questo è improprio, nel senso che la Filuzzi è nata prima. Ci sono dei documenti che attestano l'uso di filuzzi per il ballo alla fine del XIX secolo. In particolare c'era una società di ballo che si chiamava Filuzzi, documentata da Alessandro Cervellati, operativa negli ultimi anni dell'Ottocento. Nel 1900 c'erano dei ballerini di Filuzzi operanti in via del Pratello. Via del Pratello è stato un po' la culla bolognese della Filuzzi. C'erano due società di ballo, una si chiamava Ide, l'altra Aquila, entrambe operative in via del Pratello, operative nel 1900, 120 anni fa. E in queste società di ballo si insegnava il ballo alla Filuzzi. Ci sono arrivati anche dei nomi di questi insegnanti di ballo alla Filuzzi. Uno di questi era tale Angelo Lamma, poi torno dopo su, non mi sono dimenticato che ho cominciato il discorso su Leonildo Marcheselli, ma ci torno dopo. Angelo Lamma, soprannominato Angelino la Pignatta, in bolognese Angeline la Pignatta, perché è un omino di piccola statura e che quando stava in piedi teneva le braccia coi pugni piantati nei fianchi in maniera tale che i gomiti sembravano i manici di una pignatta. Di Angelino la Pignatta ci è arrivata notizia che ballava la polca chinata, che in bolognese si dice la polca a chinen,
dopo chi non conosce qual è la polca, che cos'è la polca chinata, dopo darò qualche streamer per vedere in che cosa consiste. Comunque diciamo che è un ballo estremamente acrobatico. La polca chinata di Angelino La Pignatta veniva ballata assieme al suo ballerino, di cui non ci è arrivato il nome, sui tavoli delle osterie del Pratello. Sicuramente erano tavoloni abbastanza grandi, però dobbiamo immaginare ballare la polca chinese sui tavoli dell'Osteria del Pratello. La testimonianza viene dal nipote di Angelo Lamma, che ho avuto piacere di conoscere qualche anno fa, che ha sentito dalla nonna, che era la moglie di Angelo Lamma, sua nonna, quello che il nonno, che si chiamava di questo signore che ho conosciuto, che ballava appunto sui tavoli delle osterie del Pratello. Quindi la Filuzzi veniva addirittura insegnata 120 anni fa, c'era anche un certo Gottardo Martini che insegnava il ballo alla Filuzzi. Gottardo Martini era poi padre di Giovanni Martini, detto Paolo, che era stato partigiano e che è ricordato in una lapide murata in via Pierralata, angolo via del Pratello, perché la famiglia era di quelle parti. Bene, Leonildo Marcheselli nasce addirittura quando Angelo Lamma praticamente conclude la sua vita, perché Angelo Lama probabilmente muore proprio nel 1912. Angelo Lama, ballerino di Filuzzi, in quell'anno nasce Leonindo Marcheselli, che comunque diventa l'esponente di riferimento della Filuzzi, con uno strumento che è l'organetto bolognese, quindi un mantice. Mantici hanno soppiantato i mandolini e i violini, quindi nasce la Filuzzi, chiamiamola contemporanea, con le musiche di Leonildo Marcheselli. Quindi in questo senso Leonildo Marcheselli è il papà della Filuzzi bolognese. Questa Filuzzi è la Filuzzi contemporanea. Ancora oggi i suonatori di Licio a Bologna fanno riferimento alla Filuzzi di Leonildo Marcheselli. Esiste un altro grandissimo autore bolognese, che è Ruggero Passerini, non potrei dimenticarmi di lui, che ha raccolto l'eredità della Filuzzi in maniera completa. Ruggero Passerini è tuttora, è solo perché non ha voglia di affrontare, di rimettersi a disposizione del pubblico, perché ormai ha già fatto tanto. Ma Ruggero Passerini era il musicista perfetto che riusciva ad adeguare la musica ai ballerini che c'erano. C'erano ballerini bravi, riusciva ad essere veloce quanto questi desideravano. Se i ballerini non ce la facevano, riusciva a rallentare in tempo reale il tempo della musica in maniera tale da permettere a tutti di ballare. Veramente un musicista fatto per i ballerini. Poi ci sono tanti altri gruppi musicali che stanno continuando stanno proseguendo, stanno cercando di far evolvere la musica, magari ripristinando strumenti antichi. Mi riferisco al mandolino, c'è l'Osteria del Mandolino, che è un progetto importante di Antonio Stragapede, che da qualche anno fa sforzi immani. Oltretutto adesso resi terribilmente più difficili dal lockdown, dalla faticosissima ripresa per questa epidemia. Questo progetto Osteria del Mandolino è quello di valorizzare un certo modo di ballare, di suonare le musiche da ballo tradizionali italiane, perché poi il liscio nasce come abbiamo visto, nell'Alta Italia, ma poi si è diffuso in tutta Italia. Ecco, per quel che riguarda il modo di ballare, voglio ricordare una bellissima manifestazione che si è tenuta il 22 di febbraio, organizzata
dal Museo del Risorgimento e dall'Associazione 800 di Alessia Branchi, con cui ho avuto veramente la gioia di fare qualcosa assieme. E con è stato organizzato il Gran Ballo di Carnevale in data 22 febbraio appena passato in Sala Borsa, dove assieme ai balli tipici dell'Ottocento, quindi quelli che vanno dai balli napoleonici ai balli risorgimentali, ai balli della Belle Époque, eccetera, eccetera, è stato inserito anche in questa manifestazione che è durata oltre 2 ore in Sala Borsa, è stata inserita anche la Filustri con esibizioni di valzer, mazurka e polka e anche polka Achinen con le uniche due coppie oggi a Bologna in grado di ballarla. Di questa manifestazione esiste un video che è pubblicato sul sito dell'Associazione 800 e che sicuramente c'è il link anche dentro al sito del Museo del Risorgimento. Comunque invito tutti ad andare a vedere perché è una decina di minuti in cui comunque si ha un'idea sia dei balli dell'Ottocento, sia di che cos'era la Filuzzi, sia di quello che è la polka Achinen. Così qualcuno può anche farsi un'idea di cosa vuol dire ballare la polka Achinen, la polka chinata sui tavoli del Pratello. Ecco, in 3 quarti d'ora scarsi abbiamo fatto non la storia del ballo liscio e della Filuzzi, però abbiamo dato qualche elemento di chiarezza. Primo, l'ambito temporale in cui la Filuzzi si è formata. Comincia a formarsi con l'occupazione francese dell'Italia settentrionale. E si concretizza comunque già con la terminologia ballo liscio nei primi decenni dell'Ottocento e nelle sue forme più conosciute a noi si concretizza nella seconda metà dell'Ottocento con i balli popolari che a Bologna hanno avuto la loro connotazione col Gran Ballo Popolare di Carnevale. A proposito, non l'ho detto prima, ma è una coincidenza singolarissima, abbiamo fatto il Gran Ballo di Carnevale il 22 febbraio, che era sabato grasso. Il Gran Ballo di Carnevale della Società dell'Odor Balanzoni si faceva il sabato grasso. Se poi dicessi che il sabato grasso del 1868, l'anno del primo Carnevale organizzato dalla Società dell'Odor Balanzoni, era il 22 febbraio, sembrerebbe un complotto, invece no, è semplicemente una coincidenza. Abbiamo visto anche qual è la possibile, probabile origine del termine Filuzzi, che è di genere femminile, questo non l'ho detto prima, lo chiarisco ora, sì, è la Filuzzi, di genere rigorosamente femminile. Abbiamo accennato rapidamente anche all'evoluzione degli strumenti musicali da violini, mandolini a mantici, fisarmoniche e organetti, l'organetto bolognese. È uno strumento che costruito dagli liutai della famiglia Biagi, ma in pratica voluto, ideato da Leonildo Marcheselli, e che oggi esiste un altro suonatore capace di suonare l'organetto bolognese perché la tastiera dell'organetto bolognese è diversa da quella della fisarmonica, quindi uno che suona la fisarmonica non sa suonare l'organetto bolognese. È Marco Marcheselli, detto Marco Visita, che è il figlio giustamente di Leonildo Marcheselli, l'unico altro suonatore che sa suonare l'organetto bolognese. Ecco, non aggiungo altro perché l'ora si è fatta. Io ringrazio tutti dell'attenzione e do solo un'occhiata per vedere se per caso ci sono delle domande a cui rispondere al volo. Non mi pare, nel caso però ci fossero curiosità,
Nel caso però ci fossero curiosità, contattatemi come quando volete, sarà sempre un piacere. Grazie a tutti.